Allora, benvenuti a tutti. Questo incontro del Circolo Dossetti con l'avvocato Gregorio Salatino, che esercita la professione legale sia a Roma che a Milano e che è un esperto di diritto comunitario. Noi abbiamo voluto interrogarci un po' in coda a quello che è stato il nostro programma che avevamo definito e che siamo riusciti a completare per via telematica, visto che non era possibile vedersi di persone. E su quello che sarà il dopo, che è un po' la riflessione di molti, anche perché la sensazione è che fino a che questo momento non si abbia ben chiaro quanto difficile sarà la fase di ripresa, sia per l'incertezza sulla situazione sanitaria, sia soprattutto per le conseguenze economiche e sociali che ci saranno e che potrebbero portare ad una fase di instabilità sociale piuttosto grave. Per questo diventa importante anche comprendere in che modo l'Unione Europea, che ha dato degli importanti segnali di vitalità, alcuni in una prima fase pensavano che la pandemia avrebbe rappresentato la tomba dell'Unione Europea, invece no, c'è stata una mobilitazione di tipo propagandistico per dimostrare che stati lontani e non democratici manifestavano nei confronti del nostro paese una maggiore solidarietà di quanto non ne dimostrasse l'Unione Europea. In realtà questo non è vero. E al di là di quelle che possono essere state incertezze iniziali, di fatto è l'Unione Europea che ha mantenuto in piedi fino ad adesso il nostro sistema economico, soprattutto con gli interventi che ci sono stati da parte della Banca Centrale. E adesso con i percorsi successivi, quella che riguardano il Recovery Fund, quelli che riguardano il MES, quelli che riguardano tutta una serie di altri interventi, sure, che però richiedono di essere attivati e di essere portati a termine, soprattutto di avere una proiezione di ordine politico più che meramente di carattere economico. E questo è l'aspetto più rilevante che noi dobbiamo incontrare in questo momento. C'è una dimensione solidale, ma c'è anche una dimensione di ordine politico, perché, al contrario appunto di quello che si pensava all'inizio, questa potrebbe invece essere la fase del rilancio dell'Unione Europea, della sua trasformazione in vero e proprio soggetto politico. E forse anche la fase del semestre di presidenza tedesca che è iniziato 3 giorni fa potrebbe essere questa occasione con la Germania che finalmente si assume una responsabilità di ordine politico che fin qui ha scansato anche come memoria del passato, di 2 guerre mondiali fatte e perdute proprio sul tema di chi dovesse esercitare l'egemonia a livello europeo. Io a questo punto in realtà non c'è molto da aggiungere e lascerei parlare con maggiore competenza di quanto non possa fare io il nostro interlocutore, l'avvocato Salatino, ringraziandolo una volta di più per aver voluto essere con noi. Grazie, io passerei prima la parola perché so che anche Stefano deve Ah farmi. sì, è vero, scusate, c'è Stefano Passo Guffanti. momentaneamente la palla a Stefano, così. No, no. In realtà, ecco, volevo spiegarvi che, vista appunto la complessità, del tema, sapete, io forse perché ho passato la gioventù in un'epoca in cui si discuteva dello 0,5 in più di un partito, dello 0,5 in meno di un altro.
trovo che i temi come quelli che affrontiamo oggi siano appassionanti come i gialli di Agatha Christie, con la differenza che su Assassino dell'Orient Express abbiamo tanti colpevoli, qui invece nessuno vuole essere colpevole dell'omicidio dell'Europa, no? Perché il rischio che abbiamo corso e che corriamo è questo. Per cui, parlando ieri con l'avvocato Salatino, vista la complessità del tema, perché bisogna diffidare da chi vi dice che il colpevole è il maggiordomo, nei gialli non è quasi mai così, le cose sono complesse. E allora ci siamo accordati in questo modo. Io inizierei a darvi una descrizione breve del contesto davanti al quale si è trovata l'Unione Europea all'inizio di questo processo, quando ancora non c'era stata la famosa riunione del 23 aprile del Consiglio Europeo, che ha dato una prima risposta al famoso MES, SURE, interventi della BEI di cui parlava Lorenzo. Dopodiché l'avvocato Salatino vi parlerà di quello che è successo appunto fino al 23 aprile compreso e dei vari problemi poi che sono emersi, sentenze della Corte Costituzionale tedesca, i famosi paesi frugali e tutto quello che avete letto sui giornali. E io a questo punto farò una breve premessa sul Recovery Fund e l'avvocato Salatino farà un secondo intervento focalizzato su questo aspetto. Il contesto davanti a cui ci siamo trovati è veramente grave. Se ci pensate, sono passati veramente 3 mesi circa da quella famosa conferenza, non so se vi ricordate, di Christine Lagarde, in cui disse che non era compito della Banca Europea occuparsi degli spread, no? Tra gli stati, e in cui vi fu un crollo delle borse europee di 790 miliardi in una sola seduta. Il FTSE perse in un solo giorno il 16,92%. Ecco, è passata molta acqua sotto i ponti da allora, no? La pandemia non è più un problema cinese o italiano, è diventato un problema mondiale che ha coinvolto in misura maggiore o minore tutti i paesi europei. Abbiamo visto cosa è successo a premier come il premier inglese Boris Johnson o il premier svedese, che hanno sottovalutato, minimizzato il problema e hanno poi avuto durissime accuse nel loro paese. E la crisi che l'Europa si trova ad affrontare è di una intensità mai vista. Non siamo di fronte a una crisi come in passato di un singolo paese, come poteva essere la Grecia, giusto per fare l'esempio più noto, ma a una crisi che coinvolge tutti i paesi europei, con uno shock comune, anche se abbiamo detto i risultati sono asimmetrici, non sono uguali per tutti. Allora, io ecco, vi proietterei, per darvi un'idea grafica della situazione, una slide del Fondo Monetario Internazionale che riassume un po'. Allora, eccola qui. La vedete? Non so se riuscite a vederla. Queste sono le ultime proiezioni del Fondo Monetario Internazionale sul calo di prodotto che attende il mondo. A livello mondiale avremo un calo del 4,9%. A livello di economie avanzate avremo un calo dell'8%. E se vedete appunto la situazione degli Stati Uniti, per esempio, è dell'8%, meno 8, la situazione dell'area euro è di meno 10, però all'interno dell'area euro vediamo situazioni diversificate. L'Italia, per esempio, la Spagna potrebbero avere cali superiori al 12% di PIL. La Germania, cali ugualmente gravi, ma intorno al 7%. Anche la Francia, come vedete, sopra il 12%. Ma il problema, come dicevo, è mondiale. Se voi vedete, a parte la Cina, che se la caverà con una crescita dell'1, ma per chi conosce l'economia cinese, una crescita inferiore al 6% per loro è un dramma, per motivi che non vi sto a descrivere, ma credetemi, è così. Quindi anche quell'1% della Cina è molto grave. E poi appunto potete vedere che
anche per gli altri paesi mondiali la crisi veramente lascerà pesanti conseguenze. Dicevamo, l'epidemia si è diffusa anche in paesi come gli Stati Uniti, il Brasile, che anche loro, guidati da politici come Trump e Bolsonaro, che si erano distinti per posizioni negazioniste, che alla luce dei fatti ora appaiono francamente grottesche, hanno dovuto fare i conti con questa crisi, e incombe oggi sull'America Latina e sul continente africano. Un indicatore, ecco, che vi può dare un'idea dell'impatto epocale della crisi sul PIL mondiale può essere il prezzo del petrolio. Pensate che lunedì 20 aprile il future del petrolio, cioè il prezzo del barile di petrolio futuro, per così dire, se mi passate il termine, è meno 37 dollari il barile, cioè il venditore del contratto arriva a pagare il compratore purché gli togliesse dalle mani un barile di petrolio. Tutto questo nonostante la reazione dei paesi OPEC, che avevano cercato di contenere gli effetti della crisi, vi dà l'idea della gravità del problema. Avremo chiaramente, in conseguenza di questi crolli del PIL, un aumento dei livelli di debito pubblico nelle nazioni più ricche del mondo. Mediamente avremo il doppio dei danni provocati dalla crisi del 2009, secondo Moody's, per esempio. Ecco, io la seconda slide che vi volevo far vedere è quella che descrive è quella che descrive le reazioni degli stati a questa crisi, intesi come singoli stati. Allora, vediamo se riesco a mostrarvela. Ecco qua, come vedete, le barre blu praticamente sono le misure, chiamiamole così, di garanzia nei confronti delle imprese. Le barre rosse invece sono gli interventi propri dei governi. Come vedete, in Europa la situazione è diversificata. Abbiamo avuto la Germania che ha fatto un programma estremamente robusto di interventi statali, 156 miliardi, il 4,9% del PIL, a cui sono stati aggiunti altri 130 miliardi con un intervento di riduzione dell'IVA. I paesi che vengono detti frugali, come l'Olanda, per quello che riguarda gli interventi nel loro mercato interno, sono stati tutt'altro che frugali. L'Olanda è arrivata a misure di spesa per il 7,9% del PIL. E tenete conto che non parlo delle garanzie, parlo proprio dei soldi spesi. La Francia, per esempio, ha fatto anche lei un intervento di 110 miliardi in aprile, 5% del PIL, più altri 45 miliardi che aveva già speso a marzo. E l'Italia, come sapete, ha avuto i 25 miliardi del Cura Italia, a cui ha aggiunto i 55 miliardi del Rilancio Italia, 80 miliardi in totale, 4,6% del PIL. Questo vi dà un'idea delle cifre che sono in gioco. L'Europa si trovava a questo punto di fronte alla necessità di intervenire, di imporre un suo ruolo. Ecco, diciamo che una prima cosa che si può dire, senza anticipare quello che dirà poi l'avvocato Salatino, è che la BCE ha riveduto drasticamente quella posizione che vi citavo della Lagarde. Si è resa disponibile a potenziare le manovre che erano state messe in campo a sostegno dell'economia della zona euro e ha predisposto un programma di acquisto per l'emergenza pandemica che da 750 miliardi è stato incrementato il 4 giugno scorso per un totale di 1.350 miliardi. Resta il fatto però, se ci pensate, che ci troviamo di fronte a una crisi che
più che gli economisti, a me piace dire i finanzieri, perché io mi fido di più di quelli che, degli esperti di finanza, personalmente, degli economisti. Ci troviamo di fronte a quella che gli esperti di finanza chiamano una crisi di leva finanziaria, nel senso che siamo di fronte a una situazione in cui la moneta, come sapete, è fiduciaria, si basa sulla fiducia di colui che la riceve. Ah, ecco, scusate, chiaramente quegli interventi che vi ho citato per l'Europa, altrettanti interventi sono stati fatti in India, in Cina, negli Stati Uniti. Adesso non vi sto a dire le cifre, ma l'entità è quella. Ecco, quindi siamo di fronte a una crisi, a questo punto, di leva finanziaria, cioè in un'epoca in cui la moneta è fiduciaria, cioè si basa sulla fiducia di colui che la riceve e sulla credibilità di colui che la emette, il credito diventa la cosa più importante, anche se meno conosciuta, dell'economia, perché per ogni euro di moneta voi pensate che sono circa 17 di credito. E quando tu vai a spendere, nessuno sa se quello che spendi è moneta o è credito. Una moneta che ha credito ha più spesa, quindi può crescere, può indebitarsi, sia pur con il rischio di gonfiare i consumi. Se io posso spendere 110.000 euro anziché i 100.000 che guadagno in un anno, qualcun altro avrà un reddito di 110.000, potrà a sua volta prendere a prestito 10.000, spendere 120.000 e così via, c'è un moltiplicatore. Però il costo del debito lo possiamo gestire fino a che il reddito e i valori patrimoniali salgono. Pensate a quello che è successo in America con i mutui subprime, no? Come funzionava il giochino? Si dava il mutuo a chi non poteva pagarlo e la banca era confidente nel fatto che se il mutuatario non aveva più i soldi e non poteva più pagare il mutuo, la banca poteva prendergli la casa, metterla sul mercato e realizzare un valore superiore a quello iniziale, perché i valori salivano. Come potete immaginare, se invece i rimborsi cominciano a crescere, la leva finanziaria si riduce, i creditori, il credito si estingue, i debitori devono cominciare a vendere, piano piano arriviamo a una situazione in cui la spesa diminuisce, il reddito diminuisce, diminuisce la ricchezza, diminuiscono i tassi di interesse che arrivano a zero. Vi ricorda qualcosa questa situazione? Ecco, a me sì, siamo arrivati a tassi di interesse a zero o sotto zero. Ecco, questo è successo recentemente, nella storia recente, nel 1929 e nel 2008. Quindi ecco, siamo in una situazione decisamente difficile da gestire. Questo è il contesto in cui i nostri governanti dell'Unione Europea si sono trovati ad agire e in cui devo dire, poi lo spiegherà molto meglio, mi vedete? Mi sentite? Perché sì, ho un problema di immagini. Sì, infatti, qualcuno è entrato con un'altra immagine? Che Sash sta condividendo lo schermo. Vigol deve, cioè share screen, allora. Deve togliere share screen. Allora. Non so chi sia Vigol. Perché adesso noi abbiamo in condivisione lo schermo di Vigol e non quello di Stefano Buffanti. Adesso non mi vedete ancora? No, abbiamo un problema con una condivisione. Va bene, io comunque intanto avevo tornato, praticamente okay. Chiuso l'intervento, nel senso che dicevo, questo è il contesto in cui si sono trovati ad agire i nostri governanti europei e appunto, come vi spiegherà meglio l'avvocato Salatino, come vedrete, una risposta c'è stata. Inizialmente utilizzando, chiamiamoli, gli strumenti tradizionali, ma successivamente, come vedremo poi nel secondo intervento, sfatando alcuni tabù che sembravano intangibili, diciamo. Lascerei a questo punto però la parola a Gregorio Salatino, che entra nel merito delle misure che sono state adottate.
Ok, grazie, grazie a tutti. Io innanzitutto volevo ringraziare il Circolo Dossetti, è stato un bel incontro. Io diciamo non conoscevo il Circolo, ci siamo incontrati virtualmente, ci siamo trovati bene, quindi ecco, ringrazio Stefano, Walter, insomma mi sono trovato veramente a casa. Una particolare menzione va sicuramente a Luca Caputo, perché è stato il mio primo punto di contatto. Mi dispiace che non può essere qui oggi, però ecco, il mio pensiero va a lui. Un ringraziamento a Lorenzo Gagliani, che è subentrato e ha offerto la sua introduzione all'evento di oggi. Ringrazio tutti quanti voi che in questa giornata di sabato 4 luglio potreste stare in qualsiasi altro posto e stare benissimo, invece siete qui davanti a un computer ad ascoltare il sottoscritto, e saluto anche il mio papà che ho visto che si è collegato e quindi mi fa molto piacere. Allora, io come... chiamatemi pure Gregorio, i titoli lasciamo stare, però ecco, per onor di cronaca, appunto, già si è detto che io sono un avvocato e quindi la mia esposizione partirà dall'esame appunto di testi legali. Quindi andremo a vedere cosa dicono i trattati europei, parleremo di alcune sentenze della Corte di Giustizia, parlerò di altri documenti ufficiali, insomma, delle comunità europee. Allora, su questo noi sappiamo che in Europa ci sono 27 lingue ufficiali, poi c'è una 28esima lingua che è osteggiata da tutti, sia in Europa che fuori dall'Europa, che è praticamente il legalese. Cioè è una lingua che non piace a nessuno perché non è chiara. E quindi vi volevo tranquillizzare in questo, anche se sono un avvocato abituato quindi a parlare in legalese, cercherò di introdurre questi temi in una maniera che sia accessibile per tutti quanti. Soprattutto lo scopo della mia relazione è non tanto darvi delle informazioni, ma farvi capire per quale motivo certe cose nei trattati europei sono state decise in questo modo. Inizio a ho preparato, come vi dicevo, una presentazione, insomma, cioè la condivido il mio schermo. Allora, il mio intervento, come dicevo, è diviso in due tronconi. Una prima parte in cui io è dedicata alla crisi del debito degli anni 2008-2012. Per affrontare questa tematica bisogna fare però un passetto indietro per analizzare dei problemi strutturali che già esistevano nell'ambito dell'Unione Europea. Perché quando noi abbiamo capito quali sono questi problemi strutturali, possiamo capire per quale motivo si è creata la crisi del debito degli anni 2008-2012. E poi, una volta che abbiamo capito queste tematiche, vediamo come in questa crisi attuale quegli strumenti che erano stati studiati per far fronte alla prima crisi non sono sufficienti. Quindi ecco, bisogna fare questi passaggi per aiutarci a capire la situazione attuale e poi avere anche per tutti quanti voi una bussola per orientarsi nel futuro, che ancora è in via di definizione. Allora, e quindi la prima parte del mio intervento, toccherà questi quattro temi principali, spiegherò perché l'Unione Europea è un'unione instabile e finirò, dopo aver affrontato la crisi degli anni 2008-2012, affronterò il tema del MES, come era però stato concepito in quegli anni. Appunto, poi nella seconda parte parleremo della crisi attuale. Allora, l'Unione Europea è un'unione stabile. Per quale motivo?
dovete sapere che c'è uno stretto legame tra la moneta e i confini territoriali di uno Stato, nel senso che i confini dello Stato determinano anche l'estensione dell'unione monetaria. Vi ricordate noi quando avevamo la lira? Ecco, quando noi avevamo la lira, dove potevamo utilizzare la lira? Potevamo utilizzare la lira all'interno dei confini dello Stato italiano. Quindi c'è questa stretta correlazione. E questa è una cosa importante perché lo Stato, dentro i suoi confini, tiene le redini sia della politica monetaria che della politica economica. La politica monetaria sono tutte quelle politiche che riguardano la moneta. La politica economica in cosa consiste? Consiste in questo. Lo Stato decide quali tasse imporre su cittadini e imprese e poi decide anche, una volta che ha reperito queste risorse, come andarle ad impiegare. Quindi diciamo che lo Stato, diciamo, normalmente ha queste due braccia. Braccio numero uno, politica monetaria, braccio numero due, politica economica. Ma questo è molto importante per risolvere gli shock asimmetrici. Che cos'è uno shock asimmetrico? Lo shock asimmetrico è una situazione di crisi che riguarda solamente una regione specifica. Quindi all'interno di un'unione non riguarda l'intera unione, ma semplicemente una regione dell'unione. E in questa regione, quindi, proprio a causa di questa crisi, si verifica un calo di produzione e corrispondentemente un aumento della disoccupazione. Ma cosa succede? Che in quella che viene in economia definita una zona monetaria ottimale, siccome lo Stato detiene sia il braccio della politica monetaria, ma anche il braccio della politica economica, cosa fa? Quando una regione sta affrontando uno shock asimmetrico, lo Stato cosa può fare? Usa il braccio della politica economica e trasferisce ricchezza alla zona che è stata colpita. E così vengono risolti gli shock asimmetrici. Questa è la zona monetaria ottimale. Allora, invece, l'unione economica e monetaria, che diciamo è stata creata con il trattato di Maastricht, essenzialmente all'esito di un compromesso tra Francia e Germania, prevede nell'articolo 119 del trattato sul funzionamento dell'Europa Unita appunto i due pilastri, i due braccia che abbiamo visto prima. La politica monetaria, che è di competenza esclusiva dell'Unione Europea, e l'altro braccio, la politica economica, che invece è di competenza degli Stati membri. Quello che l'Unione Europea può fare in relazione alla politica economica è semplicemente un coordinamento delle politiche economiche dei singoli stati. Quindi noi in Europa abbiamo una politica monetaria, quindi il braccio numero uno è sempre unico, e il braccio numero due invece, la politica monetaria e la politica economica, invece no, perché ne abbiamo tante quanti sono gli stati che partecipano all'Eurozona. Quindi capite che già da questo abbiamo un problema. Abbiamo un problema perché questo meccanismo che abbiamo visto ottimale, come è stato riportato nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è spezzettato. Quindi questo è un primo problema. Un secondo problema qual è? Che nel trattato di Maastricht non erano stati previsti dei meccanismi per risolvere gli shock asimmetrici. Gli shock asimmetrici, come abbiamo detto, sono quelle situazioni di crisi che non riguardano l'intera Unione, ma riguardano una singola regione. Perché non si è introdotto un meccanismo per la risoluzione degli shock asimmetrici? Perché si sono dimenticati? No, la questione fu dibattuta
prevalse la tesi tedesca. I tedeschi sostenevano questo: se gli stati rispettano le regole di bilancio, il sistema non può assolutamente andare in crisi. Quindi dice, non c'è bisogno di andare a prevedere meccanismi di salvataggio. L'importante è che tutti quanti noi ci mettiamo al tavolo, abbiamo deciso che tutti rispettiamo queste regole, il sistema non può andare in crisi. Qual è il problema? Che questa tesi è sbagliata sia dal punto di vista economico che dal punto di vista storico. In qualsiasi sistema economico e monetario non vi è un dubbio sul se una crisi si potrà realizzare, ma solo su quando questa crisi si realizzerà. C'è un libro, un testo molto importante scritto da Reinhard e Rogoff, che sono due dei massimi esperti in tema di crisi del debito, in cui loro proprio intitolano questo libro in maniera, diciamo, quasi satirico, diciamo, "This time is different", cioè questa volta sarà differente, come a dire no, non sarà differente. E quindi ci siamo ritrovati, no, con questa moneta, l'euro, in cui il trattato che la istituisce non aveva previsto alcuno strumento di risoluzione degli shock asimmetrici. Quindi l'unione economica e monetaria non solo è stata definita una zona monetaria non ottimale, ma addirittura un sistema instabile che prima o poi sarebbe collassato. Per usare una metafora che insomma trovo molto efficace, si è detto che quando hanno costituito l'euro hanno costruito un'automobile velocissima, perfetta, con tutti gli optional, il meglio della tecnica, però si sono dimenticati di metterci i freni. E quindi questo qui è un po' il problema che abbiamo avuto. Quindi vedete già che noi proprio dal punto di partenza avevamo dei problemi strutturali e poi i nodi sono venuti a pettine. In realtà, come dire, andando a scavare ancora di più, vediamo che i problemi strutturali, insomma, aumentano. Era stato redatto questo documento che, insomma, ne avrete sentito parlare, il Patto di Stabilità e Crescita, che praticamente fissava i parametri noti del 3% rapporto deficit-PIL e 60% rapporto debito-PIL. Ecco, queste qui erano le regole che gli stati avrebbero dovuto rispettare affinché il sistema non potesse mai andare in crisi. E quindi nel patto di stabilità vanno a prevedere queste regole, in più vanno ad inserire anche dei meccanismi di controllo. E proprio questo è uno dei temi centrali di tutta questa situazione che si è venuta a verificare durante la crisi del debito 2008-2012, perché appunto è chi è che controlla alla fine se gli stati rispettano le regole di bilancio. Allora, abbiamo già detto che nel patto di stabilità c'è un meccanismo di controllo, però il soggetto che era stato deputato in primis, in prima battuta, a effettuare il controllo è il mercato. Questo soggetto, come dire, dice, cos'è il mercato? Cosa significa? Il mercato essenzialmente sono gli investitori. Allora, dovete sapere questo: quando a uno Stato servono dei soldi, no? Lo Stato non fa come noi che andiamo in banca. Lo Stato ha due possibilità: o tassa i cittadini oppure chiede prestiti. Per chiedere prestiti cosa fa lo Stato? Lo Stato emette quegli strumenti che si chiamano titoli di Stato, sono essenzialmente delle obbligazioni, quindi lo Stato si presenta sul mercato, offre agli investitori questi titoli di Stato, gli investitori comprano i titoli di Stato e in cambio appunto lo Stato incamera le risorse finanziarie di cui ha bisogno per sopperire alle spese, insomma, al
altre spese correnti e insomma per la gestione dello Stato. Questi sono prestiti perché i titoli di Stato hanno una certa scadenza e quindi poi il capitale che è stato preso in prestito va restituito. Allora, come funziona questo meccanismo per cui lo Stato va a chiedere prestiti sul mercato? Funziona così. Rendendo la cosa molto semplice, no? Se voi dovete prestare soldi a qualcuno, se questo qualcuno è molto indebitato, voi non vi fidereste a prestargli dei soldi. Ecco, lo Stato, diciamo l'investitore che deve prestare i soldi allo Stato, ragiona in questi termini. Quindi che succede? Che più uno Stato è indebitato, maggiori saranno le difficoltà che questo Stato incontrerà per reperire investitori disposti a finanziarlo. Allora, come fa lo Stato indebitato a convincere gli investitori a erogare i finanziamenti? In questo modo praticamente promette dei tassi di interesse più alti. E quindi la vigilanza del mercato che cosa, in cosa consiste essenzialmente? Si chiama il termometro dei tassi di interesse. Praticamente più uno Stato offre dei tassi di interesse alti, maggiore è il proprio indebitamento e quindi l'investimento è maggiormente a rischio. Quindi, per esempio, l'Italia offre tassi di interesse abbastanza elevati, la Germania offre tassi di interesse abbastanza bassi. Quindi, ecco, nell'ottica della la filosofia che ha ispirato il trattato di Maastricht è il mercato che controlla gli stati. Il mercato quindi dice ai singoli stati: caro Stato sovrano, stai attento, tu devi tenere sott'occhio il tuo indebitamento, perché se tu ti indebiti troppo poi va a finire che non trovi più investitori. Allo stesso modo c'è un avvertimento per gli investitori, e ora lo vedremo, dice: caro investitore, stai attento a chi va a prestare i soldi. Allora, questo meccanismo si chiama, la filosofia di base si chiama ordoliberismo, è stato spiegato molto efficacemente proprio dal nostro Stefano Buffanti in un articolo che tra l'altro è reperibile sul sito dei circoli d'Ossetti, quindi ecco, ne rimando la lettura. Io vi do una lettura giuridica, lui fa più una lettura filosofica e si sa sempre che il latinorum e le leggi perdono di fascino di fronte alle lettere filosofiche, quindi ecco, rimando al suo articolo. Allora, vediamo ora come questa filosofia è stata tradotta in norme di legge, appunto in disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Ci sono due articoli principali. Il primo articolo è l'articolo 123 del trattato. L'articolo 123 dice che nella Banca Centrale Europea, nelle banche centrali nazionali, possono fornire prestiti agli Stati membri. Inoltre dice che nella Banca Centrale Europea, nelle banche centrali nazionali, possono procedere all'acquisto diretto di titoli di Stato da parte degli Stati membri. Quindi questa cosa qui. Questo per quale ragione? Perché, come abbiamo detto, la filosofia di fondo qual è? È: caro Stato, tu sei da solo di fronte al mercato. Devi stare attento al tuo indebitamento, perché se tu poi hai bisogno di soldi, io proprio, diciamo, per legge, i soldi non te li posso dare. Né io, Banca Centrale Europea, né le banche centrali nazionali. Quindi se l'Italia ha bisogno, diciamo, di soldi, nemmeno la Banca Centrale Italiana può fornire questi soldi. Altra disposizione importante è il 125. Il 125 dice che né l'Unione Europea né i singoli Stati membri risponderanno, si faranno carico degli impegni assunti da un altro Stato membro. Questo cosa significa? Di nuovo è l'applicazione della filosofia della responsabilità di ogni singolo Stato di fronte al mercato.
dice: attenzione Stato, attenzione investitori, caro Stato, stai attento al tuo indebitamento, perché se tu a un certo punto non riesci a ripagare i tuoi debiti, né io, Unione Europea, né gli altri Stati membri vengono in tuo soccorso. E quindi questo monito vale anche per gli investitori. Dice: investitori, state attenti a chi prestate i soldi, perché se voi andate a prestare i soldi a chi poi non ve li può ripagare, non dovete fare affidamento sul fatto che poi interveniamo noi, altri Stati dell'Unione Europea, a ripianare il debito dello Stato insolvente. Allora, mi direte voi, tutto questo è crudele. Io dico, allora, dipende, perché queste norme sono necessarie per far, diciamo, girare il sistema. Sono le norme cardine di quella che viene detta appunto l'assistenza finanziaria. Perché è importante avere queste due disposizioni, diciamo, crudeli? Perché bisogna far funzionare quello che abbiamo chiamato il termometro dei tassi di interesse. Perché se io sono un investitore, no, e vado a prestare soldi ad uno Stato indebitato, io chiederò un certo tasso di interesse molto alto se so che posso fare affidamento solo su questo debitore. Se io avessi l'aspettativa, no, che se poi tanto questo debitore, diciamo, non è solo, e c'è qualcuno che accorre in suo aiuto, sai che ti dico, guarda, io i soldi te li presto lo stesso a un tasso di interesse più basso, tanto so che se poi tu non adempi alle tue obbligazioni, interviene la Francia, interviene la Spagna, interviene l'Unione Europea, e quindi invece di il termometro dei tassi di interesse, invece di, che ne so, indicare un interesse del 9%, ne indica un del 6%, però capite, in questo modo il termometro del tasso di interesse non funziona. E c'è una disposizione che è una deroga a questi due principi rigidi, che è il 122, che consente a determinate condizioni l'assistenza finanziaria allo Stato che si trova in difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo. Allora, quindi, se c'è uno Stato che sta affrontando delle difficoltà causate da calamità naturali o circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, gli articoli 123 e 125 che abbiamo visto prima, diciamo, vanno momentaneamente in cantina ed è consentita l'assistenza. Una cosa, il 122 non trova applicazione di fronte alle crisi del debito. Per quale ragione? Perché si reputa che se uno Stato si è indebitato eccessivamente, questa non è una circostanza eccezionale che sfugge al controllo dello Stato, no, è frutto di scelte politiche. Quindi, se tu, Stato, hai un indebitamento eccessivo, il 122 non si applica e quindi sei soggetto alle regole stringenti del 123 e del 125. Quindi, caro Stato, ti sei indebitato, non ti aiuta nessuno. Allora, arriviamo ora a un punto dolente, perché ora abbiamo visto qual è la logica che insomma ha ispirato la costruzione del Trattato di Maastricht e dell'euro. Cosa non ha funzionato? Allora, sia il patto di stabilità che il mercato si sono dimostrati dei controllori inefficienti. Innanzitutto il mercato, che doveva, diciamo, misurare la febbre con il termometro dei tassi di interesse, si è visto che praticamente agisce secondo un codice binario, cioè oscilla tra il va tutto bene e il va tutto male. E le oscillazioni sono imprevedibili e repentine. Quindi il mercato non va mai a misurare con il termometro dei tassi di interesse quella che è la reale condizione dello Stato. Questo che significa? Che quando il mercato segnala che va tutto male,
va veramente tutto male, troppo tardi. Quando in relazione alla Grecia si è segnalato che andava tutto male, eravamo già in una situazione di default praticamente. E quindi il mercato, abbiamo detto, è lento, non riflette la reale situazione. C'era il sistema di controllo del patto di stabilità, quindi abbiamo due controllori, ne sbaglia uno, abbiamo il secondo. Invece qual è stato il problema del patto di stabilità? Che il sistema di controllo è stato lasciato alla discrezione essenzialmente degli stati membri, che quindi di volta in volta andavano a trattare nei tavoli, diciamo, della politica, se applicare sanzioni o meno. Di fatto cosa è successo? Che durante la storia dell'esistenza del patto di stabilità, voi forse non ve lo sareste mai aspettato, non è mai stata applicata una sanzione. Quindi un controllore che non applica sanzioni, perché gli stati a tavolino poi cercavano sempre attraverso un do-ut des di aggiustarsi le cose tra di loro. E c'è una cosa che ancor meno vi aspettereste: il colpo di grazia al patto di stabilità fu dato durante la decisione Ecofin del 25 novembre 2003, proprio da Francia e Germania, perché Francia e Germania in quell'anno non erano proprio state loro a non rispettare le regole, e però appunto la decisione politica degli stati fece sì che la procedura di deficit eccessivo contro Francia e Germania fosse sospeso. Ecco, questo nei libri di diritto viene considerata proprio la morte del patto di stabilità. Allora, quindi avete capito qual è il contesto? Ci siamo trovati in una situazione dove c'è una situazione di stabilità proprio strutturale dell'Unione Europea. A questa situazione di stabilità segue la mancata previsione di meccanismi di risoluzione di shock asimmetrici, i controlli che dovevano, secondo la tesi tedesca, evitare che il sistema andasse in crisi non hanno funzionato, e quindi ci ritroviamo nel 2008 con l'emergenza greca, dove ci siamo accorti di essere impreparati. E lì c'è stato un ulteriore tassello che è venuto alla luce, che lo shock asimmetrico, sì, talvolta è un mero shock asimmetrico che riguarda una singola regione, ma dall'altra può capitare che si verifichi un rischio contagio. E quindi la crisi da quella regione si vada ad espandere ad altre regioni, e l'abbiamo visto nel 2008, è proprio questo che è successo, perché la crisi dalla Grecia poi si stava ampliando, è passato il Portogallo, ha toccato l'Islanda, l'Irlanda, ha toccato la Spagna, stava per toccare persino l'Italia, e l'Italia è stata l'unico paese di quelli che, diciamo, ha affrontato la crisi a non aver bisogno del MES. Ci si è accorti di questo: non solo non abbiamo un sistema che previene il verificarsi di shock asimmetrici, ma addirittura non siamo coperti nel caso in cui lo shock asimmetrico si estenda a modo di contagio. E allora lì bisognava salvare la Grecia. E come facciamo? Allora, la Grecia affronta una situazione di crisi. Era talmente indebitata la Grecia che quando andava sui mercati non c'era più un investitore che gli facesse un prestito. E in Grecia c'era la gente che addirittura non poteva, leggevo un articolo tempo fa quando ho fatto uno studio su questi temi, addirittura non si potevano curare per i tumori, e stavano proprio senza soldi, messi veramente male. Cosa fa l'Europa? Dice: vogliamo aiutare la Grecia, allora sì, dovremmo trasferire delle ricchezze in favore della Grecia. Come facciamo? È stata prevista questa cosa nei trattati? No, non è stata prevista. E allora da lì, con molta lentezza, ha iniziato a mettersi a modo tutta una macchina per correre dietro la crisi e cercare di mettere una pezza. Vi segnalo un po' di misure che sono state adottate, ma poi veniamo a trattare un po' più
come dire, più dettagliatamente quelle che sono le due misure più importanti, il cosiddetto quantitative easing e il MES. Allora, innanzitutto il patto di stabilità si è capito che non funzionava e che quindi andava inasprito. È stato sottoscritto un documento che si chiama Fiscal Compact, sicuramente ne avete sentito parlare, è un trattato internazionale che obbliga tutti i singoli stati dell'Unione ad inserire nelle loro legislazioni il principio del pareggio di bilancio. Questo cosa sta a significare? Che se uno Stato si vuole indebitare in una maniera eccessiva, è già la propria legge nazionale che glielo impedisce. E addirittura veniva richiesto che questa normativa fosse introdotta a livello costituzionale. Noi in Italia, nella nostra Costituzione, abbiamo inserito questo principio. Poi sono stati introdotti ulteriori diciamo occasioni, chiamiamole di incontro, il semestre europeo, che sarà molto importante, ne sentiremo parlare in tema di recovery fund, e poi il calendario di bilancio comune. Allora, non so se ci avete fatto caso, no? È da un po' di anni che quando noi arriviamo verso la fine dell'anno sentiamo le solite polemiche dell'Italia che presenta il progetto di legge di bilancio alla Commissione Europea e si dice: ah, il bilancio ce lo sta scrivendo la Commissione Europea. No, è perché appunto c'è questo istituto del calendario di bilancio comune, perché ci si è resi conto di questa cosa, essenzialmente. Se siamo un'unione, o si rema tutti nella stessa direzione, perché basta che uno remi in direzione opposta e quindi vada ad affrontare una situazione di crisi e poi la crisi si espande a macchia d'olio. Quindi c'è questa esigenza di coordinare le politiche economiche degli Stati membri. Abbiamo detto i due braccia, braccio numero uno, politica monetaria, in capo all'UE, braccio politica economica in capo ai singoli stati. Ok, però se poi uno stato fa, come dire, l'easy rider, se ne va per conto suo, è lì bisogna stare attenti, perché rischia di mettere in crisi l'intera Unione. Queste, diciamo, queste misure comunque non sono state abbastanza, perché, come dire, è semplicemente una sorta di controllo. Lì bisognava salvare uno stato che stava andando giù e si stava portando dietro l'intera Unione Europea. Allora è diventata celebre la frase di Mario Draghi, pronunciata dopo la conferenza di Londra del 26 luglio 2012, che a un certo punto disse: "Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro, and believe me, it will be enough." È una frase di grande impatto, che diceva: tranquilli, facciamo tutto quello che c'è da fare e fidatevi, sarà abbastanza. E quindi partono questi programmi di cosiddetti quantitative easing, cioè la BCE va in soccorso, diciamo, degli stati, acquistando sul mercato secondario i titoli di Stato, degli stati che sono in difficoltà, essenzialmente. E quindi questo consente già di evitare delle speculazioni da parte magari di fondi avvoltoio che vanno a fare manovre speculative vendendo titoli, approfittando delle situazioni di difficoltà di uno Stato. Allora, ci ricordiamo che c'era il 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che vietava alla BCE di acquistare direttamente i titoli da parte degli stati. Quindi la BCE non può andare dall'Italia e dell'Italia tranquilla, te li compri direttamente i tuoi titoli, perché quello che cos'è? È un finanziamento, è un prestito essenzialmente. Allora, cosa ha studiato Mario Draghi? Dice: io non vado a comprare direttamente dallo Stato. Lo Stato deve comunque confrontarsi con il mercato, quindi trovare chi compra nel mercato i propri titoli. Però poi l'investitore che ha comprato i titoli può stare sicuro che se l'investitore ha in pancia dei titoli della Grecia, non gli scoppiano in mano, perché li può rivendere e li compra la BCE. Questo qui è stato il meccanismo che ha, come dire, consentito di
dare una ventata di ossigeno. Avrete sentito, allora risolvo la questione in due parole perché è un tema che a me non preoccupa molto. Avrete sentito che il 5 maggio la Corte Costituzionale tedesca ha contestato un programma di quantitative easing che era stato messo in atto dalla BCE durante la prima crisi, e c'è stata una certa apprensione perché si è detto: ok, ma se non andavano bene quelli della prima crisi, non vanno bene nemmeno questi che ha messo in campo adesso la BCE per far fronte a questa crisi. E allora la questione è stata vissuta con parecchia preoccupazione da molti cronisti, da molti giornalisti, si dice: oddio, qui va a finire che se la Germania si ritira dal programma di quantitative easing siamo nei guai. Allora io su questo volevo rassicurare, perché non è la prima volta che la Germania contesta il programma di quantitative easing. Io ho registrato già due precedenti. Un precedente nel 2015, il famoso caso Gauweiler, sul quale ho anche scritto, e un altro caso di cui mi sfugge il nome adesso, del 2018, e quindi in tutti e due i casi praticamente la Corte di Giustizia ha rimandato letteralmente al mittente le argomentazioni della Corte Costituzionale tedesca. Pochi giorni dopo la sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 5 maggio del 2020, la Corte di Giustizia ha emanato un comunicato in cui già, diciamo, prefigura il famoso detto: non c'è due senza tre. Che in questo comunicato la Corte di Giustizia è andata a dire alla Germania, alla Corte Costituzionale tedesca, di Gatto: cara Corte Costituzionale tedesca, ti vorrei ricordare che l'unico organo che è deputato a decidere circa la legittimità di misure prese per contrarietà con il diritto dell'Unione Europea sono io, Corte di Giustizia. E quindi, diciamo, ha voluto già mettere i paletti, e quindi ipotizzo che il finale non sarà diverso da quello che abbiamo già visto in passato. Arriviamo ora all'altra misura, il famoso fondo salva stati. Come ci eravamo detti, no? Qual era stato il problema strutturale del trattato di Maastricht? Il problema strutturale era che mancava un sistema di trasferimento di ricchezza ad una zona colpita da uno shock asimmetrico. E allora, che cos'è il fondo salva stati? Il fondo salva stati essenzialmente svolge questa funzione. Il fondo salva stati, di cui noi, cioè in Italia, si è tanto parlato male, a cosa serve? Serve a coprire questa falla di sistema. Se uno Stato è in difficoltà, il fondo salva stati è quell'organismo che consente di fare un trasferimento di ricchezza a supporto dello Stato in difficoltà. L'istituzione del fondo salva stati è stata molto contestata. Allora, voi immaginereste, perché magari ascoltando le cronache nostrane, per il fatto che, insomma, viene talvolta chiamato fondo strangola stati. In realtà la legittimità del fondo salva stati è finita sotto la lente di ingrandimento della Corte di Giustizia, non perché è un fondo strangola stati, ma perché è un fondo che, diciamo, l'opposto, perché aiuta gli stati. Praticamente c'è questo caso, il caso Pringle, che è il caso più importante. Praticamente, cosa è successo? Alcuni stati europei hanno contestato la legittimità del MES perché dicono: il MES viola l'articolo 125 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Allora, cosa diceva l'articolo 125? L'abbiamo visto prima. È l'articolo che dice: caro Stato, stai attento al tuo indebitamento, perché se ti indebiti eccessivamente, poi nell'Unione Europea, negli altri Stati membri, vengono in tuo soccorso. Allora, se voi ragionate sul 125 e ragionate su quella che è la funzione che fa il Fondo Salva Stati, beh, effettivamente, cioè, è un organismo che prende e va a trasferire ricchezza, a rispondere, diciamo, ad aiutare gli stati a rispondere dei debiti.
effettivamente una certa tematica di contrarietà al 125 c'è. Allora, cosa è successo? Che la Corte di Giustizia ha quindi dettato i requisiti affinché l'intervento del Fondo Salva Stati possa essere ritenuto, come dire, in linea col 125. Prestate molto, sono tre requisiti, prestate molta attenzione a questi tre requisiti perché poi ce li ritroveremo nel dibattito sugli Eurobond. Allora, requisito numero uno, l'assistenza finanziaria è indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso. Quindi siamo di fronte a uno shock asimmetrico. Quando è che interviene il Fondo Salva Stati? Interviene se lo shock asimmetrico si può allargare a macchia d'aria, a macchia d'olio e mettere in pericolo la stabilità dell'intera Unione. Primo requisito. Secondo requisito, ci deve essere la rigorosa condizionalità. Questo punto lo tratto tra un po' perché merita un approfondimento. Terzo punto, lo Stato membro che riceve l'assistenza finanziaria deve rimanere responsabile dei propri impegni nei confronti dei suoi creditori. Quindi comunque si dice, sì, io ti do i soldi, però tu rimani, devi pagare con questi soldi i tuoi creditori e comunque non è un finanziamento a fondo perduto, perché tu questi soldi poi me li devi restituire. Quindi essenzialmente non ci può essere la condivisione dei debiti. Ecco, anche questo qui è un tema che sono sicuro l'avete sentito quando abbiamo parlato degli Eurobond, perché il tema era questo. Ecco, questa è qui la sentenza Pringle, detta quei requisiti che rendono possibile l'assistenza finanziaria nel contesto dell'euro. Come dicevo, una parola in più merita la cosiddetta stretta condizionalità. La condizionalità è stata percepita come qualcosa di odioso. Ogni Stato che l'ha subita l'ha sentita come qualcosa di umiliante. Si applica non solo agli interventi del Fondo Salva Stati, ma anche agli interventi del Fondo Monetario Internazionale. Ogni volta che interviene il Fondo Monetario Internazionale va a imporre misure di austerity. Allora, c'è nella stretta condizionalità una sorta di, come dire, tematica, oserei dire, culturale, no? Vi spiego perché. Perché in tedesco la parola Schuld significa sia debito che colpa. Cioè è una parola che ha due significati. Che è come, quindi, se nella cultura tedesca, proprio dentro, ci fosse questa, come dire, consapevolezza che se tu ti sei indebitato, sei colpevole e devi espiare le tue colpe. Quindi, se io ti aiuto, io comunque ti devo sottoporre a una sorta di espiazione. Quindi, cosa succede? Quando interviene il Fondo Salva Stati, viene la Troica, ed è la Troica che praticamente decide le misure economiche dello Stato che è sottoposto al programma di assistenza. E quindi mi direte voi, sì, ma è una cosa, diciamo, brutta. Ecco, però vi volevo far ragionare sull'altra faccia della medaglia. Allora, c'è uno Stato che si è indebitato tantissimo e ha dimostrato di non saper tenere sotto controllo i suoi conti, tanto che è andato, diciamo, in fallimento. Allora, io a questo Stato gli presto i soldi, abbiamo detto che glieli presto, per quale ragione glieli presto? Glieli presto non perché sono buono, ma perché se non salvo questo Stato, poi mi si verifica il contagio in tutto l'ambito euro. E allora, però, che cosa succede? Che se questo Stato in passato non è stato in grado di gestire le sue finanze, allora che succede? Se io gli do i soldi ma li continua a gestire come ha fatto in passato, questi soldi li va a sperperare. E questi soldi di chi sono? Questi soldi sono soldi che sono derivati dalle tasse essenzialmente di altri cittadini europei, e quindi sono soldi che non ci si può permettere di sperperare. Per questo, quando il Fondo Salva Stati prende e va a iniettare liquidità, pretende che ci sia un programma serio
di controllo sull'uso di queste somme, soprattutto un programma, diciamo, di austerity per risolvere il debito. E finisce qui la mia prima parte dell'intervento e quindi questi sono gli strumenti che sono stati apprestati per la prima crisi e appunto nella seconda parte dell'intervento vedremo se questi strumenti possono servire, se sono adatti per la seconda crisi, quella che stiamo affrontando adesso. Ricedo la parola al caro Stefano Buffanti. Grazie Gregorio. Io ecco, credo che dalla tua brillante spiegazione siano emersi alcuni aspetti che a mio parere vanno sottolineati, nel senso che abbiamo visto che alcuni risultati sono stati ottenuti. C'è stato un tentativo di dare delle risposte, sia pur utilizzando strumenti, come tu hai giustamente descritto, come il MES, che erano stati costruiti per motivi diversi. Io non so se vi ricordate il dibattito di pochi mesi fa, quando si voleva riformare il MES. Si diceva che bisognava fare una lista di paesi di serie A a cui dare credito con poche condizionalità, di paesi di serie B a cui dare credito sotto strette condizioni. Lascio a voi immaginare dov'era l'Italia. Ecco, oggi è un altro mondo. Stiamo discutendo di condizionalità light. Discutiamo addirittura di zero condizionalità che non siano l'utilizzo dei soldi per le spese dirette e indirette della sanità. E anche la cosa che diceva Gregorio della Corte Costituzionale tedesca e di come la BCE sia riuscita a tenere la propria indipendenza di fronte a questo attacco, prendo a prestito le parole del professor Donato Masciandaro, esperto di banche, che su Radio 24 interpretava la sentenza in questo modo, se volete, non molto diplomatico, ma efficace. Diceva: non abbiamo trovato le prove per dirti che è illegittimo quello che hai fatto, cara BCE, ma tu devi dimostrarci che non lo sia stato. Ovvero, non ho trovato il pretesto per darti una sberla, ma appena posso te la do. I giudici hanno tirato le orecchie al Parlamento tedesco dicendo che sono stati inetti e non hanno vigilato. Devono limitarsi alla politica monetaria, occuparsi dei tassi di interesse e dell'inflazione e non devono invece occuparsi della politica di bilancio degli stati e aiutare il collocamento dei debiti pubblici. Ecco, come ha spiegato, direi in maniera brillante, Gregorio, c'è stata una reazione sia della BCE che dei governi che, come vedremo adesso, ha preso poi una direzione ben precisa. Senza entrare nel merito, io mi riallaccio un pochino alla premessa teorica che vi avevo fatto prima, no? Cioè, dicevamo, siamo di fronte a una crisi di leva finanziaria e il MES, con tutto rispetto, ci potrà dare risparmi sui tassi di interesse di 4,8 miliardi. Non sono da buttare via se pensate che, come dire, è una cifra più o meno equivalente agli introiti dell'ICI. Però è chiaro che sia il MES che i 100 miliardi del SURE che la BEI non sono risolutivi. Il vero tema è quello dei famosi eurobond, che poi, se vogliamo astrarre, cosa sono? Sono i safe assets, quelli che nel mondo si chiamano safe assets, cioè noi abbiamo assistito in questi anni a un fenomeno che paradossalmente può aiutare l'Europa. Cioè abbiamo avuto con la globalizzazione una crescita di ricchezza nei paesi emergenti. Nei paesi emergenti, sia quelli asiatici che quelli dell'America Latina, anche in certi casi dell'Africa, sono nati nuovi ricchi. Questi nuovi ricchi sono affamati di safe assets, di investimenti sicuri. Questi investimenti sicuri, purtroppo, dopo la crisi del 2008, sono diminuiti da più del 30% del totale al 18% del totale. Quindi questi eurobond, che poi appunto hanno assunto il nome che vi spiegherà Gregorio successivamente, che sono in parte prestiti, in parte grants, cioè cosiddetti contributi a fondo perduto, anche se
non è proprio così che siano proprio a fondo perduto, però diciamo a lunghissima restituzione, sono paradossalmente un qualcosa che potrebbe soddisfare la fame che c'è nel mondo di safe assets, di investimenti sicuri. Qual è il rischio invece da cui ci dobbiamo guardare? Soprattutto noi italiani che abbiamo dimostrato in passato di non sapere utilizzare bene i fondi dell'Unione Europea. Ecco, che da crisi come questa si esce in maniera, diciamo, con un equilibrio fra tre elementi che, riassumendo in maniera ultrasintetica, sono la riduzione della spesa, che sappiamo che qualunque forma assuma è sempre una cosa dolorosa ed è una cosa deflazionistica che non fa bene all'economia. Un'altra soluzione è quella di ristrutturare il debito, cioè i creditori accettano o di essere pagati meno o di essere pagati in un tempo più lungo o di essere pagati con un tasso di interesse diverso da quello concordato. Perché? Perché i creditori preferiscono ricevere qualcosa, ovviamente, come è avvenuto in Grecia, dove c'è stato un haircut del debito. I creditori preferiscono ricevere qualcosa piuttosto che niente. Però se il debito scompare, scompaiono anche i valori reddituali e patrimoniali che ci stanno dietro nei paesi creditori. Quindi, come il taglio della spesa è doloroso e deflazionistico per i paesi indebitati, la riduzione del debito è doloroso e deflazionistico per i paesi creditori. E tutto questo impatta sul governo centrale, perché redditi più bassi, meno occupazione, il governo raccoglie meno tasse, in più deve aumentare la spesa perché è aumentata la disoccupazione e i disoccupati non hanno da parte abbastanza risparmi, capite bene che ci si va ad avvitare se si fa solo questo, se si fa solo questo. Però appunto, redditi in calo, abbiamo detto, tanti disoccupati, però in ogni paese ci sono i ricchi. E quindi un altro modo per rientrare da queste crisi è una redistribuzione attraverso l'aumento delle tasse ai più ricchi, della ricchezza dagli abbienti ai non abbienti. Questo è il terzo modo, no? Quindi abbiamo detto riduzione della spesa, riduzione del debito, aumento delle tasse ai ricchi. E poi c'è quello di cui si parla così tanto a sproposito da parte di alcune persone nel dibattito politico italiano, che è il fatto che quando il credito sparisce, no? Abbiamo detto che non si distingue tra moneta e credito quando si spende, sparisce il credito, la gente non ha denaro, la gente è affamata di denaro, chi stampa il denaro? La banca centrale, la quale ha già abbassato i tassi a zero, abbiamo visto, per cui stampa denaro. Allora, non è detto che sia un male il denaro stampato dalla banca centrale, anzi, probabilmente in questa situazione è anche un bene, nel senso che se la banca centrale stampa denaro e lo utilizza per sostituire quel credito che è venuto a mancare, aiuta a rimettere in sesto l'economia. Quello da cui pensate che negli Stati Uniti, quando c'è stata la crisi del 2008, la Fed ha stampato 2 trilioni di dollari, la BCE 1,7 trilioni, la Bank of England nel suo piccolo 0,3 trilioni. Quindi non è un male in assoluto, però va bilanciato appunto con le altre misure di cui parlavo prima, quindi riduzione ragionevole delle spese, valutare, questo secondo me sarà importante, se questo debito che ci stiamo mettendo sulle spalle può essere interamente pagato, e poi una redistribuzione della ricchezza all'interno del paese. Se si farà così, si può uscire dalla crisi, non lo dico io, ma lo dicono i più grandi esperti del mondo, in una maniera, diciamo, non traumatica. Quello che sicuramente possiamo mettere a, come dire, a bilancio è che appunto c'è stata quella reazione di cui adesso vi parlerà Gregorio, quella famosa conferenza stampa congiunta di Merkel e di Macron, che è stata poi preliminare a quello che è venuto dopo. Cosa ha portato a questo? Abbiamo visto che la Merkel in una recente intervista ha dichiarato, insomma, si è riconosciuta in una visione europeista, multilateralista, e però anche in una visione che vuole un'Europa forte proprio per poter garantire il
multilateralismo. Ecco, io vi lascio così, giusto per alleggerire, con la spiegazione che ha dato un grande giornalista tedesco, Ugo Gumpel, che ha detto sostanzialmente che le motivazioni, secondo lui, che hanno portato la Merkel a diventare da leader dei paesi frugali, dei paesi nordici, a, diciamo, un po' l'elemento mediatore che in questo momento sta mediando sulla trattativa, è da un lato il desiderio della Merkel di non passare alla storia come leader europeo che ha affossato i paesi mediterranei e compromesso il processo di unione. Dall'altro il fatto che i sondaggi che sono stati fatti in Germania mostrano un elettorato tedesco che è rimasto colpito dalla reazione composta e disciplinata degli italiani alla pandemia e che nella sua maggioranza è disposto a finanziare gli aiuti al bel paese. È chiaro che, dice Gumpel, le risorse europee non potranno essere utilizzate per abbassare le tasse in un paese con altissima evasione come l'Italia, oppure per mandare in pensione i ferrovieri francesi che già vanno in pensione prima degli altri. Dovranno essere utilizzate secondo regole europee e su tematiche condivise. Poi conclude maliziosamente dicendo: se poi gli italiani e gli altri paesi mediterranei non riusciranno a gestire i progetti europei, non potranno più accusare delle loro disgrazie i trucchi tedeschi, ma dovranno prendersela solo con se stessi. Ma noi speriamo proprio che questo non accada. Lascio la parola a Gregorio, che vi illustrerà appunto questi strumenti che l'Unione e la Commissione europea ha messo in campo, il cosiddetto Next Generation European Union. Sì, speriamo appunto che non ce la prenderemo né con noi stessi né con i clucchi tedeschi, insomma. Esatto. Allora, ricondivido le mie slide e andiamo alla seconda parte del sommario e della presentazione, dove appunto insomma potrete già vedere quali sono i temi che tratterò, insomma, in questa seconda parte. Allora, praticamente ci siamo ritrovati a dover fronteggiare questa nuova crisi sanitaria, cui va a braccetto una crisi economica di cui si dice le conseguenze le dovremo ancora scontare, le sconteremo più là nel tempo, quello che abbiamo visto è ancora poco. Allora, dopo, diciamo, un momento di tentennamento, ci sono state abbastanza da subito una serie di misure rispetto alle quali c'è stato un certo consenso. E quindi, ad esempio, l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato, i programmi PEP e APP, che sono essenzialmente due programmi di quantitative easing, è stata attivata la clausola di salvataggio del patto di stabilità, quindi il patto di stabilità lo mettiamo per un momento in cantina, non lo applichiamo. È stato adottato il programma SURE per finanziare la cassa di integrazione degli Stati membri e poi verrà utilizzata la BEI per sostenere le imprese colpite dalla crisi. Ecco, su queste misure diciamo che bene o male c'è stato un certo consenso e non ci sono state particolari dibattiti. I dibattiti per pesanti invece li abbiamo visti in relazione al MES, cui è contrapposta come possibilità alternativa quella degli Eurobond, e poi anche se tuttora si sta discutendo anche di quello che viene chiamato Recovery Fund. Allora, vi ricorderete tutti quanti l'aspro dibattito tra appunto lo scontro tra i paesi del nord e i paesi del sud Europa. I paesi del nord dicevano: guardate, già abbiamo un meccanismo per risolvere le crisi, che è il MES, l'abbiamo inventato nel corso della precedente crisi, quindi c'è quello strumento, siamo a posto così. Invece i paesi del sud, capitanati dall'Italia, spingevano per gli Eurobond. Allora, abbiamo visto
nella prima parte della presentazione quali sono gli strumenti che sono stati apprestati per far fronte alla prima crisi. Ecco, questi strumenti possono essere adoperati in questa. Ah, abbiamo visto il quantitative easing, lo stiamo utilizzando, con tutto l'uscita dalla sentenza famosa della Corte Costituzionale tedesca, e il MES, diciamo che abbiamo visto qual è la funzione del MES. La funzione del MES è quello di risolvere gli shock asimmetrici. Il problema qual è? Che questa è una pandemia, per definizione non può essere uno shock asimmetrico, è uno shock simmetrico. Stiamo vedendo che riguarda non solo tutti i paesi dell'area euro, ma addirittura riguarda tutti i paesi del mondo. Quindi non è che si può fare affidamento su uno strumento che è stato pensato con una logica molto particolare. Appunto, noi come Italia sponsorizzavamo gli Eurobond. Gli Eurobond nascono da un'idea di Jacques Delors, che secondo lui erano degli strumenti che potevano essere utilizzati per finanziare le grandi infrastrutture europee. Cosa sono gli Eurobond essenzialmente? È come i titoli di Stato, come i titoli di Stato degli Stati. Quindi la differenza qual è? Che non è il singolo Stato che si presenta sul mercato per chiedere il finanziamento, ma è proprio l'Europa come istituzione che si presenta per reperire queste sostanze. Qual è il vantaggio dell'Eurobond? Che comunque l'Unione Europea è molto affidabile a livello creditizio e quindi, come abbiamo detto, il termometro dei tassi di interesse, cioè può reperire dei finanziamenti a tasso di interesse molto più basso. Quindi essenzialmente è questo il vantaggio. Come sembra che questo dibattito si stia andando a risolvere? Si è ipotizzato un nuovo MES a condizionalità light. È un'improprietà di linguaggio, non è un nuovo MES. Il MES è sempre lo stesso, è semplicemente una linea di credito che verrà erogata a condizionalità light, e cioè la condizionalità consisterà nell'utilizzo delle somme per spese sanitarie dirette e indirette legate alla pandemia. È stato previsto un tasso di interesse molto conveniente, dello 0,1%, e la restituzione dovrebbe essere in 10 anni. È stata poi emanata una lettera dai commissari Dombrovskis e Gentiloni, in cui nel, diciamo, ritagliare le caratteristiche che dovrà avere questo MES a condizionalità light, appunto si dice espressamente che ci sarà tutta la deroga alla disciplina sulla sorveglianza rafforzata. Quindi chi riceve i soldi dal MES non si ritrova la troica dentro casa. Allora, come vediamo, purtroppo ascoltiamo molto spesso delle critiche, dei dibattiti su ancora di fondo strangola stati. Sarà detto qualche mese fa, il governo Conte ha sottoscritto il MES di nascosto. Allora, io vi dico in tutta onestà, quando sento questi dibattiti, io in genere cambio canale, vi spiego per quale ragione. Secondo me è evidente che l'Europa non vuole truffare nessuno e che quindi, se ha annunciato il MES a condizionalità light e senza sorveglianza rafforzata, sarà così. C'è un dato di fatto, che il MES è un trattato internazionale, quindi può essere modificato solo all'esito della sottoscrizione di un altro trattato internazionale. Quindi fino a quando non viene fatta materialmente la modifica, si sta parlando abbastanza, diciamo, del nulla, perché ve la faccio molto semplice. Adesso è sabato, se lunedì l'Italia volesse andare a chiedere i finanziamenti del MES a condizionalità light, direbbero: no, guarda, aspetta, dobbiamo ancora fare le modifiche al trattato. Quindi allo stato attuale, diciamo, si sta parlando ancora abbastanza di cose abbastanza fumose, diciamo.
Però ecco, personalmente non reputo che l'Europa stia cercando di imbrogliarci, e questo già è una cosa. Il grosso, diciamo, dell'intervento europeo è il recovery fund, quello che viene chiamato recovery fund. Questo, diciamo, si compone, diciamo, di, si chiama duplice risposta. La risposta numero uno è questo programma Next Generation EU, e il secondo, appunto, un incremento del bilancio UE a lungo termine. E, allora, come funziona questo, diciamo, questa ricostruzione del recovery fund? Come la Commissione andrà a reperire i soldi da poi poter concedere agli stati? Allora, funziona così: il primo passo, si provvede all'aumento delle risorse proprie del bilancio UE, quindi ci saranno gli stati che dovranno aumentare il quantum di contributi al bilancio UE. È un aumento solo temporaneo, finché la questione relativa alla pandemia non sarà risolta. Quindi i contributi passeranno dall'1,4 al 2%. Allora, qui mi si è detto talvolta: scusa, ma a noi ci servono soldi. Che senso ha che noi, invece di usare questi soldi, noi li andiamo a dare al bilancio dell'Unione Europea? Dice, non è un controsenso. Dice, no, non è un controsenso, perché voi dovete sapere che quando ci si presenta sul mercato per emettere obbligazioni, titoli di Stato essenzialmente, bisogna avere una certa, diciamo, un certo bottino da parte, una cassa, perché, diciamo, l'ammontare dei prestiti che tu puoi reperire sul mercato è una sorta, dipende da una sorta di leva rispetto alle somme che tu hai in questo bottino. Quindi che succede? Se noi diamo 10 al bilancio europeo, poi con quei 10 l'Unione Europea li può trasformare in 100, per capirci essenzialmente. Le somme che ho tirato fuori, 10 e 100, sono puramente inventate, quindi non vi state a focalizzare su questo, era solo per farvi capire. Allora, quindi che cosa succede? L'Unione Europea avrà un bottino maggiore e quindi si presenta sul mercato dei capitali e parrebbe che con questo bottino maggiore riuscirà a raschiare addirittura 750 miliardi di euro, appunto attraverso le emissioni di obbligazioni. E quindi questa è stata un grandissimo passo avanti, perché gli Eurobond non era chiaro inizialmente se sarebbero stati ricompresi nel recovery fund, invece sì, sono ricompresi, è proprio mediante gli Eurobond che praticamente la Commissione andrà a reperire i fondi. Come dicevamo, la Commissione ha un elevato rating creditizio e quindi può reperire somme a basso tasso di interesse. Poi il rimborso delle somme prese a prestito dovrà avvenire dopo il 2027 o più tardi entro il 2058, facendo ricorso ai futuri bilanci UE. Si parla che magari più là il bilancio UE aumenterà anche le risorse proprie, quindi sarà proprio il bilancio UE a ripagare parte delle somme che sono state prese in prestito tramite gli Eurobond, proprio per alleggerire la pressione sui bilanci statali. Allora, quindi abbiamo detto, la Commissione emette Eurobond, prende questi soldi, poi a questi soldi e poi li deve distribuire agli stati. E come li distribuisce? Li distribuisce o con sovvenzioni, oppure, cioè in maggior parte con sovvenzioni, quindi a fondo perduto, e in altra parte con prestiti. Cosa devono fare gli stati per avere queste somme? Devono preparare i loro recovery plans, dove devono indicare sia gli investimenti che intendono porre in essere, sia le riforme strutturali
che intendono adottare, presentano questi recovery plan, gli stati si incontrano in sede di semestre europeo, quell'istituto che era stato creato nel corso della crisi precedente per coordinare le politiche economiche degli stati, quindi si incontrano, la commissione valuta i recovery plan nazionali in relazione agli obiettivi di investimento che sono stati fissati, perché ad esempio uno Stato non è che può presentare un recovery plan su un obiettivo di investimento che è totalmente scisso da quelli che sono indicati dalle istituzioni comunitarie, e poi le risorse vengono erogate a tranche sulla sorta raggiungimento di stati di avanzamento lavoro. Quindi cosa sta a significare? Se vogliamo questi fondi dobbiamo fare tre cose. Punto primo, predisporre i progetti. Punto secondo, i progetti devono essere allineati con gli obiettivi di investimento che ci dicono le istituzioni comunitarie. Punto terzo, questi progetti noi li dobbiamo realizzare, perché se no i soldi non ci vengono erogati. E c'è questa frase della Merkel, che mi sembra fosse della Merkel, nel Consiglio d'Europa del 24 aprile, che diceva: se raccogliamo insieme delle risorse, insieme dobbiamo poi decidere come impiegarle. E qui mi ricollego a quello che diceva Stefano prima, è un passo in avanti verso l'integrazione. E questo è un qualche cosa che molto spesso non ci si pensa, però è come se si stesse andando appunto avanti, cioè si temeva che l'Europa potesse scoppiare, invece attraverso questo programma si va avanti nel processo di integrazione. Ci sono delle implicazioni che volevo segnalarvi che finora diciamo non ho sentito illustrare in maniera abbastanza compiuta, e secondo me è il caso di andarle a segnalare. Allora, i 750 miliardi che andiamo a reperire tramite gli Eurobond corrispondono in tutto al 6% dell'indebitamento degli stati euro al 2019. Quindi con 750 miliardi noi copriamo il 6% dei debiti del 2019, quindi una somma molto più bassa rispetto ai debiti attuali. Allora qui cosa succede? Che comunque questa operazione presuppone che vi sia il debito degli stati che debba essere tenuto sotto controllo. Vi racconto la storia di questo Hamilton, che è uno statunitense che inventò il debito federale. Era il 1790. Praticamente Hamilton cosa aveva ipotizzato? Aveva ipotizzato che se servono soldi è lo Stato federale degli Stati Uniti che va sui mercati e chiede, emette titoli e prende risorse, e poi è lo Stato federale che distribuisce ai vari stati. Per fare questo lui ha detto bisogna però impedire ai singoli stati di indebitarsi. Quindi diceva chi è che va sui mercati? Va solo lo Stato federale, non gli stati che stanno sotto. E questo perché? Perché appunto il sistema per poter funzionare, lo Stato federale per apparire affidabile, presuppone anche poi che abbia sottostanti stati che abbiano anch'essi una sorta di affidabilità. Voi immaginatevi, adesso noi stiamo dicendo che l'Unione Europea si presenta, come dire, senza debiti e quindi è molto affidabile. Se si inizia a indebitare l'Unione Europea e contemporaneamente all'Unione Europea si indebitano pure gli Stati, è un bel problema. Allora, cosa succede? Come la risolsero questa cosa negli Stati Uniti nel 1790? Allora, dovete sapere che Hamilton purtroppo praticamente morì in un duello nel 1790 negli Stati Uniti, pare che fosse una cosa abbastanza normale, e questo principio però come l'hanno tradotto? Hanno costretto tutti gli Stati dell'Unione, degli Stati Uniti, a inserire nella propria legislazione il principio del pareggio di bilancio. È una cosa che ci suona familiare, perché pure noi con il fiscal compact è quello che abbiamo fatto. Quindi la prima questione che volevo sottolineare è questa: comunque
bisognerà tenere sotto controllo il debito. Nella comunicazione con cui si presenta il recovery plan, il recovery fund, scusate, si dice che bisogna fare un passo in avanti, cioè bisogna non ricreare l'Europa per come era nello status quo, nello status quo anche, ma appunto fare questo passo in avanti, vedere l'Europa, creare l'Europa del futuro. E quindi veniamo a vedere un po' come il programma Next Generation UE si viene a caratterizzare. Appunto, vedete qui, investire in Europa verde, digitale e resiliente. Sono questi tre macro aree di investimento. Next Generation si basa su tre pilastri, che sono questi qui che vedete, e sono sostenere la ripresa degli Stati membri. Questi si tratta essenzialmente di investimenti pubblici e riforme. E sono la parte più importante del pacchetto e è appunto diretta agli Stati, sono investimenti pubblici. È l'80% delle risorse che verrà utilizzato per su questo pilastro. Poi c'è un secondo pilastro, rilanciare l'economia sotto il prospetto degli investimenti privati. E anche qui vengono indicati degli obiettivi di investimento, quindi il 5G, l'intelligenza artificiale e l'energia rinnovabile. Terzo pilastro, trarre insegnamento dalla crisi, perché diciamo abbiamo preso una bella batosta e quindi bisogna capire che bisogna investire più in spese sanitarie, anche per il futuro, onde evitare che ci possa essere in futuro una nuova pandemia e di nuovo siamo impreparati. Quindi si verrà finanziato un nuovo programma per la salute, Health Program, è potenziato il programma Rescue, che praticamente è quel programma attraverso il quale sono stati acquistati mascherine, ventilatori, e più il programma Horizon, che è un programma di ricerca scientifica. E allora, quindi questa qui è un po' la struttura del Next Generation UE. Una cosa molto importante, perché come dicevo, qui il Next Generation va in sintesi a indicare quali sono un po' gli ambiti di intervento. E in particolare io vi volevo segnalare un documento che è abbastanza recente. L'Italia ha presentato il programma nazionale di riforme del 2020 e su questo programma di riforme le istituzioni europee già hanno fornito delle raccomandazioni e qui diciamo iniziamo a vedere quali saranno un po' le condizionalità che ci aspettano per andare a ottenere l'erogazione dei fondi. E quindi ci leggiamo questi spunti e li commentiamo molto velocemente, perché da qui noi andiamo a capire come sarà l'Italia del futuro. Allora, punto primo, fronteggiare la pandemia, sostenere l'economia e la ripresa. Vabbè, qui non c'è nulla da dire. Secondo punto molto importante, come vi dicevo Hamilton, quando le condizioni economiche le consentono, dovranno essere adottate politiche di bilancio finalizzate ad assicurare la sostenibilità del debito, incrementando nel contempo degli investimenti. Allora, noi ci danno dei soldi per fare degli investimenti. Noi facendo questi investimenti, diciamo, dovremmo spiccare il volo, ma fin quando continueremo a avere legato al piede un fardello pesantissimo che è il debito, non ne usciamo. E quindi una delle raccomandazioni è proprio che comunque il debito lo dobbiamo andare a tenere sotto controllo. Terzo punto, rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario, quindi assumere maggiori operatori sanitari, investire in prodotti medici essenziali e infrastrutture. Quarto punto, migliorare il coordinamento tra autorità nazionali e regionali, cioè anche in Europa si sono accorti che
una causa del rallentamento dell'adozione delle misure di contenimento che c'è stato in Italia, che comunque siamo stati bravi, ci viene dato atto di questo, dice siete stati bravi, potevate essere ancora più bravi se non ci fossero stati questi problemi di coordinamento tra autorità nazionali e autorità e regionali. Ecco, io da questa cosa qui, secondo me, andremo, c'è una riforma del titolo quinto che balla dal 2001. Secondo me ci sono buone possibilità che molti aspetti di questa riforma vengano rivisti, insomma. Però questa è una mia opinione non avvalorata né da studio o altro. Poi, fornire redditi sostitutivi e un sistema di protezione sociale adeguati, soprattutto ai lavoratori atipici, questo viene individuato come uno dei problemi. Sviluppare lavoro flessibile, telelavoro, e-commerce, apprendimento a distanza e le competenze digitali. Fornire liquidità all'economia reale, quindi piccole e medie imprese, imprese innovative e lavoratori autonomi. Attenzione perciò, non alla finanza o diciamo, come dire, alle banche. Qui sì, il target sono piccole e medie imprese, imprese innovative, cioè l'economia reale. Altro punto, evitare ritardi nei pagamenti, anticipare i progetti di investimenti pubblici maturi. Allora, come abbiamo detto, con il Next Generation, noi come Stato, non solo noi Italia, tutti gli Stati dovranno presentare un set di investimenti pubblici. Ci dicono le istituzioni europee, attenzione, se voi già avete qualcosa di pronto, presentatelo, perché non c'è tempo da perdere. E poi, e promuovere gli investimenti privati. E ci dicono anche dove vanno concentrati questi investimenti, che sono la transizione verde e digitale, in particolare sulla produzione, un uso pulito ed efficiente dell'energia, sulla ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, e su una infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali. Quindi questo è ciò che dovrebbe andare a migliorare in Italia nella prossima generazione. Un punto a me molto caro, migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e poi il funzionamento della pubblica amministrazione, che abbiamo visto che molto spesso è un po' lenta. La repressione della corruzione, come diceva anche Stefano nella sua introduzione. E allora io qui volevo appunto fare un ragionamento su questo nuovo concetto della condizionalità. Allora abbiamo visto che nel corso della prima crisi la condizionalità era una sorta di espiazione dei peccati, schuld che significa debito e colpa. In che è consistita l'imposizione della rigorosa condizionalità? In misure di austerity che paradossalmente non è che si sono mai rivelate decisive per il rilancio dello Stato, perché in Grecia le misure di austerity che risultato hanno avuto? Hanno avuto che, punto primo, hanno aumentato il debito pubblico, paradossalmente. Perché l'hanno aumentato il debito pubblico? Perché se tu vai a contrarre gli investimenti, comunque il debito poi ti cresce, perché tu il debito lo smaltisci molto spesso anche con gli investimenti. Invece le misure di austerity per definizione ti restringono il PIL. Quindi l'esperienza ha dimostrato che le misure di austerity non funzionano. Questa è l'esperienza della Grecia. Vogliamo mettere l'occhio fuori dall'Europa? Vi posso fare l'esempio dell'Argentina. L'Argentina deve sapere che ha un record di fallimenti nel secolo scorso, è fallita 7-8 volte. E nel 2001 è stata soggettata al programma del Fondo Monetario Internazionale, che anche ha adottato come medicina le misure di austerity. Ecco, è stato un travaglio molto lungo e molto sofferto. L'Argentina vi risulta che si sia mai risollevata? No, addirittura è fallita nuovamente. E ora vediamo che medicina vanno ad erogare. Ecco, quindi questa volta la condizionalità è diversa. La condizionalità non è più finalizzata a imporre misure
di austerità, ma è finalizzata a aiutare gli investimenti, quindi proprio nella direzione opposta. Dice: guarda, tu devi investire, investi e io ti do i soldi. Questa è la nuova condizionalità. Abbiamo visto che la precedente è stata fallimentare e ora speriamo bene per questa. Come diceva Stefano, molto dipenderà da come utilizzeremo noi questi soldi. Una cosa è sicura: finora in Italia siamo stati assoggettati a varie inefficienze, adesso non ce lo possiamo più permettere. Non ce lo possiamo più permettere pure perché se no i soldi non ce li danno. C'erano ulteriori spunti, e poi ho finito, che vi volevo sottolineare, perché nella comunicazione della Commissione si leggono anche altre cose che sono interessanti. Innanzitutto, leggo direttamente in italiano, la lotta contro l'evasione. Questo viene considerato uno dei punti cardine che è necessario per generare entrate. Quindi in Italia bisognerà veramente iniziare a lottare contro l'evasione, perché è da lì che ci arriveranno molti introiti. Altra questione, gli aiuti saranno concentrati negli stati dell'Unione che saranno i più colpiti. Quindi essenzialmente Italia e Spagna. Questo è un approccio solidaristico che non era scontato. Si dice proprio nel documento ufficiale in inglese che questo aiuterà a ridurre le divergenze tra stati membri all'interno dell'Unione. Questo è una cosa molto importante, perché molto spesso noi abbiamo sentito parlare dell'Europa a due velocità. Ecco, l'Europa del futuro non dovrà essere un'Europa a due velocità, deve essere un'Europa nella quale le disparità tra gli stati siano, come dire, livellate. Ultimo spunto, nel contesto del terzo filone sono previsti anche degli aiuti per gli stati extra UE, cioè per gli stati africani. C'è la presa di coscienza che la pandemia è una global challenge, cioè una sfida globale, e o si risponde globalmente tutti insieme, oppure noi in Europa non potremo considerarci fuori pericolo. Quindi c'è questa cosa. Io qui ci sono i miei contatti per rimanere in contatto, e una cosa volevo finire questa è la bibliografia, segnalo appunto l'articolo di Stefano, qui proprio come primo, e volevo leggervi per concludere una pagina di Bertolt Brecht, La parabola di Buddha sulla casa in fiamme, e poi ho concluso. Datemi questi altri 2 minuti, perché secondo me è di grande ispirazione. Gotama, il Buddha, insegnava la dottrina della ruota dei desideri cui siamo legati e ammoniva di spogliarsi di ogni passione e così, senza brame, entrare nel nulla che chiamava nirvana. Un giorno allora i suoi discepoli gli chiesero: «Com'è questo nulla, maestro? Noi tutti vorremmo liberarci da ogni passione, come ammonisci, ma spiegaci se questo nulla in cui noi entreremo è qualcosa di simile a quella unità col creato di quando si è immersi nell'acqua, al meriggio, col corpo leggero, quasi senza pensiero, pigri nell'acqua, o quando nel sonno si cade, sapendo appena di avvolgersi nella coperta e subito affondando. Se questo nulla, dunque, è così lieto, un buon nulla, o se invece quel tuo nulla è soltanto un nulla, vuoto, freddo, senza significato». A lungo tacque il Buddha, poi disse con indifferenza: «Non c'è alla vostra domanda nessuna risposta». Ma a sera, quando furono partiti, sedette ancora sotto l'albero del pane il Buddha e disse agli altri, a coloro che nulla avevano chiesto, questa parabola. Non molto tempo fa vidi una casa. Bruciava, il tetto era lambito dalle fiamme. Mi avvicinai e mi avvidi che c'era ancora gente là dentro. Dalla soglia li chiamai, che ardeva il tetto, incitandoli ad uscire, e presto, ma quelli parevano non avere fretta. Uno mi chiese, mentre la vampa già gli strinava le sopracciglia, che tempo facesse, se non piovesse per caso,
se non tirasse lento, se un'altra casa ci fosse, e così via. Senza dare risposta, uscii di là. Quella gente, pensai, deve bruciare prima di smettere con le domande. Amici, davvero, a chi sotto i piedi la terra non gli brucia al punto che paia meglio qualunque cosa piuttosto che rimanere, a colui io non ho nulla da dire. Così Gotama il Buddha. Ma anche noi, che non più ci occupiamo dell'arte della pazienza, ma piuttosto dell'arte dell'impazienza, noi che tante proposte di natura terrena formuliamo, gli uomini scongiurando a scuoter da sé i propri carnefici dal viso d'uomo, pensiamo che a quanti, di fronte ai bombardieri del capitale, già in volo, domandano, e troppo a lungo, che ne pensiamo, come immaginiamo il futuro e che ne sarà dei loro salvadanai e calzoni della domenica, dopo tanto sconvolgimento, noi non molto abbiamo da dire. Ecco, ci sono alcuni paesi dell'Unione Europea che, mentre la casa sta andando in fiamme, stanno ancora a pensare ai loro salvadanai e calzoni della domenica. Sarebbe il caso, insomma, di fargli pervenire questa pagina di Bertolt Brecht, secondo me. Allora, qui diciamo che il Buddha si rifiuta di rispondere alle domande, dice no, io se volete, insomma, sono qui, quindi sia io che Stefano, insomma, termino la condivisione. Grazie a tutti per la pazienza. Io invio un grandissimo applauso virtuale a Gregorio per la estrema chiarezza con cui è riuscito a esporre dei temi veramente complessi, e anche per quest'ultima citazione che secondo me rende benissimo l'idea della situazione in cui ci troviamo. Aprirei pertanto la possibilità a chi desidera di fare domande. Vediamo chi si prenota. Chiedo l'aiuto di Walter per la gestione poi tecnica, perché non sono... Va bene, anche se per il momento vedo che non si è ancora... È stato l'effetto della parabola, che alcuni ne si sono fare domande. Tutti si stanno chiedendo. Benissimo, era quello a cui puntavo. Ci stiamo tutti chiedendo se siamo meno coinvolti. Chiedo ancora a tutti di porre delle domande prima in chat per evitare appunto di sovrapporre le voci. Se qualcuno ha delle domande, ecco, c'è una prima domanda che è di Vincenzo. Vai Vincenzo. Ecco, allora mi chiamo Vincenzo, lavoro all'Università Cattolica e... Allora, io mi occupo principalmente di big data, di tecnologia nell'ambito dell'emissione, eccetera, però sono un appassionato di economia, diciamo così. Allora, volevo farle una domanda. Allora, dammi pure la tua. Ecco, allora proviamo a fare due domande. Allora, la prima riguarda l'euro, cioè tutta questa situazione di crisi, direi, sia quella, prima quella del 2008, ma soprattutto questa attuale. Se non ci fosse stato l'euro, che è una moneta forte, cioè perché le due monete forti a livello mondiale sono il dollaro, che ha un sottostante che è la produzione americana, e l'euro, che tutto sommato ha un sottostante che è la produzione, diciamo, è il PIL europeo sostanzialmente. Quindi se non ci fosse stato l'euro, che cosa succederebbe? Cioè tutte queste misure... cioè non ci sarebbero, cioè cosa, ecco, se ci fosse stata la lira, come molti si auguravano qualche anno fa, in qualche modo, ecco, che cosa succederebbe, cosa sarebbe successo? Molto semplicemente, dovevamo semplicemente farci il segno della croce, cioè è uno scenario apocalittico, perché non ce l'avremmo fatto da solo. Sento ogni tanto queste tesi di addirittura creare una moneta parallela, che è una cosa che è vietata dai trattati, perché abbiamo detto che la politica monetaria è di competenza esclusiva dell'Unione, quindi non se ne dà, non, è una cosa eversiva che non sta né in piedi né in terra. Se noi non fossimo stati nell'euro, si diceva sì, noi stampavamo moneta per conto nostro, ma quando tu vai a stampare moneta, se poi cioè,
come dicevi tu, del sottostante che conta, cioè se poi crei inflazione, la tua moneta non vale più nulla, la tua moneta non vale più nulla, quindi non ci fai niente, e saremmo stati veramente in una situazione davvero inimmaginabile. Cioè, mi è giunta, cioè, lavoravo qualche tempo fa con un fondo di investimento turco, e lì in Turchia c'è la lira turca che appunto non vale più niente. Ecco, ho pensato, vedendo la situazione loro, ho cercato di immaginare quella situazione nel contesto italiano. Ecco, è una cosa, cioè, io dico meno male che abbiamo l'euro. Poi, come abbiamo visto, possiamo dire ci sono tanti problemi, tanti difetti strutturali, però ecco, un passo in avanti importante secondo me è questo: individuiamo quelli che sono i problemi veri, strutturali, e lavoriamo per risolverli, non come fa certi politici e certi giornalisti che gli vanno dietro, che sull'euro veramente dicono la qualunque, con cose che non hanno nessuna base, insomma, ecco. Quindi sì, io sono di quelli che pensa che se non avessimo avuto l'euro, non so in che contesto ci saremmo trovati, non me lo immagino. Ecco, quindi diciamo, perché ovviamente abbiamo parlato del trattato di Maastricht, ma ovviamente la moneta è di fatto la nostra credibilità, cioè se possiamo emettere, potremmo dire, i primi euro bond come Commissione Europea attraverso, diciamo, il programma, il Recovery Fund, praticamente è perché credo, non so, almeno questo volevo chiedere una conferma. Cioè la moneta ha creato, in realtà, per quanto molti però diciamo avessero anche di recente assunto posizioni contrarie politicamente parlando, comunque di fatto è la nostra, potremmo dire, credibilità, perché ovviamente gli eurobond vengono emessi in euro, quindi in una moneta forte, quindi come diceva Stefano, ovviamente è un investimento sicuro, anche super sicuro. Quindi. Anche secondo me quello è uno degli elementi decisivi. Anche quello è uno degli elementi decisivi, insomma. Cioè, se noi andassimo, non lo so, se emettessero gli eurobond anziché in euro, non lo so, cioè in lire turche, cioè io non credo che ci sarebbe lo stesso successo. Ecco, per dire. Quindi sì, io concordo con questa tua analisi. Ecco, poi invece una cosa un po' critica del Recovery Fund, perché in qualche modo si dice il Recovery Fund sostanzialmente copia il Project Finance, cioè tu mi fai un business plan su dei progetti e poi me lo devi eseguire, e adesso ci sarà l'Europa a controllarti, mentre nel Project Finance c'è una banca che ti controlla. Quindi stiamo copiando questo modello. Ecco, però purtroppo anche il Project Finance è un modello privatamente che ha provocato parecchi disastri, cioè nel senso, ovviamente è uno strumento di lungo periodo e in qualche modo è difficile e fare delle previsioni di lungo periodo. Ecco, quindi da un punto proprio di vista da un punto di vista tecnico, quindi usare uno strumento di fatto finanziario, quindi non apparentemente economista realista, ma in realtà di economia finanziaria, dove dietro abbiamo ulteriore in realtà creazione di debito, anche se traslato dagli stati a, diciamo, l'Europa, e quindi diciamo un elemento ragioneristico e non economico, quindi non economico la Keynes, non economico la Solow, eccetera. Non lo so, mi chiedo se realmente è la risposta giusta che stiamo dando, o è una risposta perché bisognerebbe forse inventare
fare una nuova teoria economica, però è troppo, diciamo, uno strumento finanziario ragionieristico spalmato nel lungo periodo, così come lo stato il project finance, che in Italia per esempio non ha combinato niente di buono in termini di realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche, infrastrutture o comunque di investimenti nel settore welfare state, potremmo dire. Chiaro, chiaro. Allora, innanzitutto ti faccio i complimenti miei personali per lo spunto che io, guarda, li ho anche fatti project finance, però non ho mai pensato, non ho mai ragionato sul fatto che effettivamente questo è un project finance fatto dagli stati, da uno stato europeo. E allora, guarda, io sono di questo avviso. Uno strumento non è di per sé buono o cattivo, bisogna vedere cosa fai dello strumento. Per esempio, uno strumento di cui abbiamo parlato è il MES. Il MES bisogna vedere che uso ne fai. E allora, che succede? Che nel project finance, quello che insomma finanziario, come dire, che c'è, del tuo esempio, effettivamente lì c'è una banca che essenzialmente che cos'è? È un privato, e quindi un privato cosa deve perseguire? Cioè, cosa deve persegue, diciamo, un interesse privato. Io conto molto sul fatto e ho speranze che l'attore qui chi è? Non è una banca, ma sono delle istituzioni. Una istituzione, per definizione, deve perseguire un interesse pubblico. Quindi, ecco, la speranza è che, appunto, sì, nello schema, diciamo, è un project finance, cambia però il protagonista. Non è una banca, quindi un operatore che deve rientrare da soldi, ma deve essere una istituzione pubblica che deve avere a cuore il rilancio di un continente. Speriamo che questa differenza nell'attore principale cambi le sorti di, come dire, dello strumento. Beh, una garanzia potrebbe essere il fatto che abbiamo due tedesche in questo momento, diciamo, ai vertici dell'Europa, e quindi questo potrebbe essere una garanzia, solo che la Merkel è lì per 6 mesi. quindi questa potrebbe essere una garanzia, ecco. Speriamo che sia veloce, in 6 mesi. Esatto. Ho visto, grazie, che c'era anche una domanda di Elia, o perlomeno, visto che in chat ha fatto un commento. Elia, vorresti porre la domanda? Mi sa che... Eccomi, avevo tolto l'audio. Ecco, sì. No, mi chiedevo, in realtà mi è venuto in mente perché sulle slide di Gregorio ha citato Jacques Delors, e allora mi sono ricollegato al fatto che uno degli obiettivi dei libri di Jacques Delors era quello del raggiungimento della piena occupazione in Europa. Mi chiedevo se da questo insieme di misure, che sono veramente imponenti, si potesse aggiungere anche, come devo dire, un obiettivo di tener conto del nostro tasso di disoccupazione, che forse in Europa lo danno per dato al 10%, quindi considerano il 10% come se fosse una curva orizzontale. Io spero che possa essere fatto uno scalino a questa curva e che nel giro di un decennio possiamo avere un tasso di, come devo dire, disoccupazione che recuperi reddito potenziale, no? Quindi scendere il tasso di disoccupazione, questo consiste anche in un aumento di reddito per tutti, ma soprattutto immette dentro un sistema economico e anche di piccola indipendenza tutte quelle persone che devono arrangiarsi per andare avanti, no? Sì, sì, io la mia speranza, anche la mia speranza, cioè, è comunque un piano di investimenti, quindi un qualcosa di espansivo.
quindi teoricamente, essendo un piano di investimenti, dovrebbe avere come traino anche una maggiore occupazione. Quindi speriamo, se io dovessi ragionare secondo, diciamo, i principi della teoria economica, se io faccio investimenti aumenta l'occupazione, direi così. Speriamo. Incrociamo le dita, dai. Incrociamo le dita. Non vedo altre domande. Se non ci sono altre domande, Stefano, vuoi concludere tu? O magari puoi lasciare la parola a Lorenzo? Io più che concludere volevo chiedere a Gregorio un'opinione e poi ovviamente lasciare la parola a Lorenzo per tirare le somme. Nel senso che, riprendendo un po' una cosa che ci siamo detti prima di questo incontro e alla luce poi delle tue affermazioni, in particolare quando evidenzi in maniera molto opportuna, secondo me, che l'ammontare totale tra prestiti e grants, no, è del 6% del debito europeo del 2019, volevo chiederti se non ritieni anche tu che questi strumenti, per quanto utili, compreso il Recovery Fund, non siano risolutivi se non si riesce appunto a divenire in qualche modo, e qui conta tantissimo l'altro discorso che tu hai toccato della Corte Costituzionale tedesca. Mi sembra che il Bundestag, ho letto su alcuni articoli di stampa, abbia preparato una risposta in cui giustifica l'operato della Bundesbank tedesca. Ecco, se questi strumenti siano necessari, e la mia lettura anche del MES, cioè il MES non è importante in sé per i quattro, è relativamente importante in sé, ma è importante per creare quel clima di fiducia che poi può permettere un domani alla Banca Centrale Europea di fare la famosa OMT di Draghi, cioè quegli interventi espansivi, assolutamente, non dico illimitati, ma quasi, insomma, che vadano ad aiutare i singoli stati, ecco, perché appunto è illusorio pensare che la BCE da sola possa risolvere i problemi dell'Europa, però se gli stati fanno la loro parte, come ci siamo detti, se il ruolo della Commissione Europea aumenta, il bilancio della Commissione Europea aumenta, i soldi vengono spesi bene, si può creare quel clima di fiducia per cui gli interventi della Banca Centrale diventano a questo punto sufficienti per garantire quell'equilibrio famoso. Ecco, volevo chiederti se non, tirando un po' le fila, se non sei di questa idea. Concordo pienamente, perché allora i mercati soprattutto come funzionano? Funzionano in base alla fiducia. Cioè l'investitore, se si fida di te, i soldi te li presta, se non si fida non te li presta, è diciamo un atteggiamento umano. Su questo ho anche un aneddoto, proprio sugli OMT. Gli OMT praticamente è un programma di quantitative easing che non è mai stato adoperato, però Draghi l'aveva istituito. Ah, che succedeva? Che in quei momenti gli stati in difficoltà all'epoca erano, tipo 2012, erano la Spagna e l'Italia. L'Italia ce l'ha fatta tranquillamente. La Spagna, dopo che erano usciti, che c'era la possibilità di ricorrere agli OMT, più volte a un certo punto se n'è uscita sul mercato dando l'annuncio. Abbiamo deciso di iniziare il programma, di sottoporci al programma OMT. Più volte, più annunci ci sono stati, ma la Spagna non si è mai sottoposta al programma OMT. Praticamente il solo annuncio che la Spagna stava considerando questa ipotesi aveva calmato i mercati. Quindi sì, la fiducia è essenziale, è probabilmente un fattore chiave di tutto quanto. Poi ecco,
diciamo, al di là della fiducia esterna, bisogna anche sviluppare molto bene, c'è una cosa che ci siamo detti, Stefano, sia precedentemente anche detto, l'affidabilità interna, perché se noi questi fondi li riusciamo a sfruttare bene, certo, diventiamo affidabili. Se invece, come dire, continuiamo a gestire male le cose, lì abbiamo un problema, insomma. E lì non ci può, certo, non ci può aiutare, certo, né l'Europa né nessuno, insomma. Ecco. Bisogna, grazie, che prendiamo noi in mano la situazione. Grazie, Gregorio. Grazie a voi. Lascerei la chiusura a Lorenzo a questo punto. O chiudo Walter. Altre domande non mi pare che non ci siano. No, non ho visto domande. In effetti, io Lorenzo lo vedo ancora in linea, però eccolo lì. Lorenzo, non ti sentiamo. Non lo sentiamo, c'è un problema di linea. Ok, adesso hai l'audio, Lorenzo, va bene. Ora mi sentite. Allora, stavo dicendo che io ringrazio Valentino per questa conversazione. No, scusami Lorenzo, ti sentiamo lontanissimo, c'è qualche problema. Ora mi sentite meglio? Appena appena, sei sempre molto lontano, stranamente. Comunque volevo dire che ringrazio Gregorio Salatino per questa interessante conversazione che ci ha fornito molti più strumenti per comprendere una realtà complessa come quella degli strumenti che l'Unione Europea sta apprestando. Credo che il punto fondamentale sia quello di riuscire a capire in che modo noi possiamo contribuire a fare anche della buona informazione su questo argomento. Perché il dato fondamentale è che ci sono in giro molte notizie distorte, molte notizie fasulle, molti rumori di fondo che non danno vera cognizione di quelli che sono di quella che è la situazione in atto. In ogni caso, noi nel nostro piccolo stiamo cercando di fare la nostra parte e credo che anche con la conversazione di oggi l'abbiamo fatto. Per cui io ringrazio di nuovo Gregorio e tutti coloro che sono intervenuti. Posso dire un'ultima cosa, perché ci tengo io a ringraziare voi, perché io sto perseguendo la stessa battaglia di smontare, diciamo, queste fake news in ambito europeo, e è una cosa al quale tengo molto, quindi ecco, cerco di spiegare in tutte le sedi dove mi viene data un'opportunità queste cose che sono complesse in un linguaggio molto semplice e comprensibile anche da chi non è un esperto. Io vi dico che io stesso faccio fatica a acquisire informazioni dai giornali, perché molto spesso quando si parla di questi temi, io quello che mi rendo conto è che chi ne parla i trattati non se ne è mai manco letti. Quindi io, per fare questi studi, devo andare direttamente a studiare i documenti ufficiali. Ho scritto nel mese di aprile un articoletto che trovate sicuramente su internet, andate su Google, allo stesso titolo della conferenza di oggi: un'Europa instabile può affrontare la sfida della solidarietà. Scrivete quello con accanto Salatino e praticamente quello che vi ho detto oggi è riportato in quell'articolo. L'articolo è di aprile, quindi ancora non esisteva il Recovery Fund, però la ricostruzione delle strutturale dell'euro, dei problemi dell'euro, già ci sono lì. Quindi ecco, se con calma volete poi andare a rileggervi queste cose, c'è anche questo articolo che è disponibile su internet. Quindi grazie veramente a voi del Circolo per questo spazio che mi avete dato. Grazie a te veramente, grazie, di cuore.